C'è un'idea, anzi un sogno che potrebbe anche concretizzarsi attraverso un progetto che può anche diventare realtà e pure in tempi brevi. Stiamo parlando del Monte di Casa, 1000 metri più o meno, 900 erotti, Monte della Maddalena, ne avete sentito Esatto. parlare tutti, ma siccome noi ci rivolgiamo a un pubblico copertura nazionale, qualcuno non sa che Brescia è sovrastata da questa montagna collina, ma chiamiamola montagna, non Certo. riduttiva. Bellissima, che è la montagna dei Bresciani. Con noi l'architetto Nicola Avigo, che appunto ha creato questa prospettiva nuova, cioè quella di una funivia, c'era già negli anni 60, che porti in cima al Colle della Maddalena. Si dica, architetto. Sì, esatto, l'idea è proprio quella di andare a ricreare in parte il vecchio percorso della funivia esistente fino agli anni 60, in parte un nuovo percorso, ovvero la parte iniziale, e creare un nodo di scambio intermodale proprio tra la metropolitana esistente, quindi partendo dalla stazione di metro di San Polo Cimabue e arrivando fino alla stazione a Monte, che era nei pressi di quella già esistente negli anni 60, appunto. Quest'idea è nata qualche mese fa, ma è da tanto che si parla appunto di riattivare la Maddalena, riattivare questa funivia. È vero, ricordo. La volontà appunto è quella però di far dialogare i due sistemi di trasporto, quindi la metropolitana, vabbè, anche il traffico su gomma ovviamente, e la nuova funivia. Ci sono grosse possibilità di sviluppo perché, come sappiamo, Brescia, anche grazie al Lago di Garda, è un'attività, è una realtà anche turistica, e in più ci sono anche molti progetti per lo sviluppo di quello che può essere la cima del Monte Maddalena, quindi con attività sportive, e ricreative. Quindi mi faccia capire, e soprattutto chi ci ascolta anche, un'area intermodale, chiamiamola così, dove si sosta, Sì. si attraversa la strada, dico una sciocchezza, oppure ci si ferma nel verde, e da lì si parte con la E funivia da e lì si si arriva parte in con la cima funivia. alla Maddalena. Esattamente. E negli anni 60 c'era qualcosa di simile, mi ricordo delle foto in bianco e nero che se recupero mettiamo in montaggio nel servizio. E però non ebbe una vita delle migliori. Come Certo. mai adesso è proponibile? Adesso è proponibile. Semplicemente in relazione anche a quelli che sono altri gli esempi di stazioni funiviarie simili nelle città italiane, nelle città nord-europee, dove l'attrattiva è diventata sicuramente maggiore rispetto a una volta. C'è un po' più la ricerca del verde, della natura, appunto per uscire dallo smog cittadino e andare a rinfrancarsi, diciamo, verso quella che è una parte della città che viene ad oggi poco sfruttata, mentre invece ha grosse potenzialità. Ma che capitali sarebbero necessari per una struttura di questo genere? Ma la nostra stima, il nostro calcolo è di un investimento di circa 20 milioni di euro, suddivisi tra i macchinari strettamente legati all'impianto di 9 milioni di euro, le due stazioni a nord, a valle e a monte per 5 milioni di euro e tutti i collegamenti, la direzione lavoro e la progettazione, quindi arrivare a una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Oltre a questo poi va aggiunta quella che è la manutenzione dell'impianto, anche quella stimata intorno ai 300 mila euro l'anno, manutenzione e costi di esercizio. Quindi, se poi pensiamo a quello che è stato l'investimento ad esempio, l'investimento della metropolitana, che è stato quasi di 1 miliardo di euro, sono cifre comunque molto Meno ridotte, impattanti. molto meno impattanti. Ma mi tolgo una curiosità, la leadership nel settore delle funivie e affini è di solito in Trentino Alto Sì. Adige. Vi siete già rivolti a qualcuno che può Diciamo produrre? che sono state proprio di spunto e di ispirazione quelle funivie e anche le aziende che noi abbiamo interpellato per consigliarci e
e capire appunto anche quale può essere l'impatto economico e qual è la fattibilità. Di funivie ne esistono molte tipologie. Certo. Noi siamo andati a individuare una funivia bifune, in particolare un modello Funifor, ma qua si entra proprio nel dettaglio di quella che può essere la realizzatività dell'opera. Sì, il Trentino Alto Adige è leader in questo settore e da lì ci siamo ispirati per realizzare proprio la nostra funivia. Ma come l'hai immaginata? Un po' tipo quella che porta da Malcesine in cima al Baldo come forma o comunque come capienza? O più piccola con più corse o più, non saprei come chiamarli, vagoni? La corsa della funivia sarebbe di circa 10 minuti, una funivia di 4500 metri con una velocità di 7-8 metri al secondo ed è simile per progettazione a quella del Renon. Sì. Quella del Renon. Ci siamo ispirati per quanto riguarda le stazioni a monte e a valle alla stazione di Merano 2000, anche come forma, come dimensione, come impatto visivo, perché ci sembravano tra le più attuali, le più felicemente realizzate, diciamo. Beh, parliamo di impatto visivo, visto che l'ha citato. Dal punto di vista dell'impatto sia visivo sia ambientale, penso abbiate controllato e visto già tutto e si inserisca bene. Sì, sicuramente la cura in questo settore sarebbe massima, nel senso che si fa di tutto per valorizzare la natura. Valorizzare la natura equivale anche a realizzare una struttura che si inserisca nella natura, che non sia un ex post, un punto visibile, ma sia qualcosa che riesca a mimetizzarsi con la natura stessa. Aperta tutta la settimana? Aperta sempre, l'idea è quella. Quindi permetterebbe delle scampagnate senza dover intasare gli automobili perché è in alto. Esatto. E anche questo è interessante. Peccato che non abbiamo la neve. Sì. Bene, allora la tempistica degli spazi che andrete a occupare è abbastanza stretta. Il progetto l'avete pronto, ovviamente. Sì. Si tratta adesso di presentarlo ai massimi sistemi. Quindi partiamo per caduta dallo Stato per arrivare al Comune. Sì. Qualunque Comune avremo in sorte sarà. Un'altra cosa che mi interessava molto, ovviamente verranno potenziati nella vostra visione complessiva i servizi a monte, perché attualmente la Maddalena è molto bella, fruibile, però un po' più di servizi in più non fanno male, assolutamente, non fanno mai male. Assolutamente, l'idea è quella proprio di, insieme al progetto della funivia che comunque ha dei tempi di realizzazione che al di là delle autorizzazioni prendono almeno un paio di anni, una volta instradata comunque ha bisogno di una tempistica di questo genere, c'è sicuramente l'idea di sviluppare quelli che sono i percorsi naturalistici e tutto quanto riguarda la montagna, quindi portare avanti in parallelo le due cose e appunto svilupparle insieme. Certo. Ma ipotizziamo che la funivia parta. Sicurezza, tema molto caro, specie visto cosa è accaduto in tempi abbastanza recenti. Sì. Come sicurezza, appunto, io prima ho parlato di una funivia della tipologia bifune e anche poi alcune soluzioni tecniche come i cavallotti mobili che servono sia per evitare gli abbassamenti della fune su tratti molto lunghi, sia per facilitare la manutenzione, c'è un occhio di riguardo già in questa fase, che è una fase preliminare del progetto, una fase embrionale del progetto, comunque già siamo focalizzati molto sulla manutenzione, su quello che può essere la sicurezza nella realizzazione, nell'utilizzo della funivia stessa. Una domanda che non ho fatto, quanta gente porterebbe a viaggio? A viaggio
si parla di 20-40 persone a seconda della cabina che si sceglie. Sì. Questa cosa potrebbe portare addirittura a 4.000 persone ora. Le stime per quanto riguarda anche relativamente a quello che è il flusso turistico anche del lago e delle zone limitrofe, si parla che potremmo arrivare anche a 3 milioni di utilizzatori annui. Quindi Non è male, non male. anche perché di lassù la vista è piuttosto È bella e il notevole. lago nei giorni più Nei sereni giorni più non sereni è si solo vede. un'ipotesi, quindi Sì. sì, ben venga e a questo punto avremo anche noi, non è una funicolare, ma una funicolare Sì. veneziana ci sta, visto che siamo in tempi anche di Napoli trionfante e di scudetto. Per cui ben venga il tutto, ora vediamo quali saranno i tempi burocratici, se passerà questa proposta, perché le proposte sono meravigliose, ma devono passare attraverso tutta una scala gerarchica, una serie di filtri. E dopodiché auspichiamo, io mi schiero dalla parte della Maddalena dal punto di vista proprio del monte di casa e della funivia, perché no? Forse ho anche qualche rimembranza antica da bambino, ero proprio piccolo piccolo come mio figlio. E perché no? Perché no? Sarebbe un fuori porta comodissimo, carino, fruibile, in attesa di una pasquetta da fare salendo in funivia. Sì.